Sono Lorenzo Aiello, laureato in storia, e oggi cercherò di fare del mio meglio per portarvi alla scoperta di Santa Maria Rossa in Crescenzago e dei suoi piccoli grandi tesori. Allora, diciamo che da fonti storiche risulta che la prepositura dei canonici di Santa Maria di Crescenzago fu fondata nel 1140. Le notizie poi più successive risalgono al 1143 con una donazione territoriale, al 1152, e la chiesa assunse importanza dal punto di vista ecclesiastico e appunto territoriale soprattutto nel momento in cui passò sotto la protezione dell'arcivescovo di Milano Berto da Pirovano, il quale appunto elargì donazioni territoriali ed ecclesiastiche ai canonici di Santa Maria di Crescenzago. Le notizie poi più tardi della chiesa risalgono alla metà del XIII secolo, quando un certo Stefano Spagnolo, un frate domenicano di Papa Innocenzo IV, per volere del Papa stesso, giunse qua in canonica e ordinò di allargare il chiostro, la struttura. Questa era l'antico monastero a fianco alla chiesa, che continuava fino a lì c'è un cortile ancora rimasto all'interno purtroppo di questo palazzo, che è diventato un condominio privato, di allargare appunto il chiostro e di costruire un ospedale per i poveri infermi. Innocenzo IV stesso nel 1251, in viaggio da Milano a Trezzo, soggiornò nella canonica di appunto Santa Maria di Crescenzago, e l'importanza tra l'altro della chiesa è dimostrata ulteriormente dal fatto che Papa Lucio III, negli anni 80 del XII secolo, lui era un ex monaco cistercense, quindi aveva un occhio di riguardo molto particolare per la vita di santità dei canonici di Santa Maria, proclamò santo Albino De Grassi, che era stato un canonico di Santa Maria di Crescenzago e successivamente investito della porpora cardinalizia. La chiesa è posta sull'asse ovest-est, non presenta transetti, quindi non ha una pianta cruciforme, presenta tre navate, una centrale più larga e due laterali più piccole. La struttura presenta nella navata centrale, come potete vedere, ci sono cinque campate, di cui solamente la prima e poi l'ultima, quella della la volta dell'agnello, che sono rettangolari. Quelle centrali sono quadrate. Al contrario, invece, le navate laterali hanno solamente la prima e l'ultima campata quadrate. Quelle centrali invece sono rettangolari, sono di forma rettangolare. Il catino absidale, che è la parte chiaramente più importante e che tutta la struttura della chiesa prospetticamente conduce con lo sguardo a contemplare, rappresenta il Cristo Pantocratore, quindi il Cristo Onnipotente assiso in trono, con la destra benedicente, con la sinistra che regge un libro nella quale una scritta latina sostanzialmente esprime la potenza e l'onnipotenza, anche la severità del Cristo giudice. La posa è quella del Cristo giudice. Ai lati, tra l'altro, il Cristo contornato da una mandorla, come potete vedere, con i colori dell'iride. I lavori di recupero e di restauro stratigrafico eseguiti appunto alla fine degli anni 90 sotto la direzione di Mulazzani, Germano Mulazzani, è stato asportato il foro ligneo che copriva tutta questa parte retrostante dell'altare e dell'abside, ed è appunto venuto alla luce questo splendido ciclo pittorico, che possiamo vedere rappresenta un lungo velario bianco con questi sbalzi, questi rigonfiamenti, decorato nella parte superiore da motivi di perle. E anche se sono acefale, 12 figure poste nella parte appunto superiore. La spiegazione più probabile è che debbano rappresentare i 12 apostoli proprio per la figura. Nonostante questo, però, i pareri sono discordanti, perché, come potete notare, i paramenti, insomma le vesti che essi indossano, alcuni come ad esempio questa centrale, ma anche altri, sono tipicamente ecclesiastiche o di personaggi laici. Quindi le interpretazioni sono estremamente discordanti. A questo punto io posso tacermi,
far partire il PowerPoint e cedere il microfono a Elisa Posimaldi. Grazie e buon ascolto. Buonasera, io ringrazio subito l'Associazione Italia Medievale, Maurizio Carigli, Giuseppe Bianchi, che mi hanno gentilmente invitato a partecipare alle vostre rassegne, che sono così intense e alte di contenuto, quindi mi sento onorata di essere qui tra voi a parlare di questa mia ricerca che tratta l'arte del santo nel Medioevo. Il tema di cui mi occupo io è un tema di grande vivacità, di grandi colori, di grande entusiasmo delle persone nello scegliere tessuti colorati, per esempio, per vestirsi, e tessuti molto fantasiosi. Allora, io mi sono laureata all'Università di Bologna una ventina di anni fa, scegliendo come argomento la moda nel Medioevo. Il fenomeno della moda è un fenomeno medievale, così come anche voi già sapete, tante cose del mondo moderno nascono nel Medioevo, dalla banca per esempio a tanti oggetti come gli occhiali che abbiamo tanti, i bottoni che sono collegati anche alle novità della moda e tante altre invenzioni che portano proprio alla modernità, che però nascono in questo periodo che semplicemente qualcun altro ha chiamato età di mezzo, no? Come se non fosse nulla moderno, come se la modernità arrivasse dopo. In realtà molte cose moderne ci sono già nel Medioevo. I contemporanei, le persone che vivono in tutti i mille anni, no, ma sicuramente nel periodo di cui mi sono occupata io, cioè il basso Medioevo, dal XII secolo fino al XVI, conoscevano perfettamente la differenza tra ciò che è nuovo, ciò che è moderno, la parola moderna esisteva, e ciò che è antico, cioè non è più legato al tempo presente, è qualcosa che sta nel passato. E queste categorie sono presenti proprio quando si definiscono abiti nuovi, nuove categorie anche di oggetti che entrano nella vita quotidiana, non di tutti forse, ma nella percezione, nella visualità, oggetti che si vedono nei mercati, che si vedono sfidare, e nei documenti noi vediamo questa differenza tra un abito moderno, un gioiello anche moderno, e uno all'antica. L'area del tessuto è un'area di grande interesse nell'Italia. La storiografia a lungo studiato questo aspetto, mentre la moda no. Il fenomeno della moda è stato studiato più dagli anglosassoni, dai francesi, e meno dagli italiani. La mia maestra, che è Maria Giuseppina Muzzarelli, con cui mi laureai appunto una ventina d'anni fa, fu una delle prime ad occuparsi di questi aspetti in relazione al rapporto tra le vesti e la società. Lavorando insieme per molto tempo, lavoriamo ancora insieme, ho voluto occuparmi di questo argomento andando più nella vita quotidiana e quindi ho deciso di occuparmi di un mestiere, il mestiere principale della moda, il sarto. Di moda chi si occupa oggi in Italia? Gli storici contemporanei e i sociologi. Dimenticando che invece è stata una parte importante dell'economia italiana, non soltanto oggi, che fa parte del secondo settore di entrate dopo quello enogastronomico e altre fette di industria italiane, ma già nel basso Medioevo, nei secoli di crisi di cui ci parlava prima Barbero, la moda aveva un indotto enorme, soprattutto in Italia. In Italia, dove venivano prodotte, distribuite non solo in Europa ma in tutto il Mediterraneo, i tessuti più belli mai realizzati nella storia dell'umanità. Il 3-400, soprattutto il 400, l'epoca in cui non c'è solo l'arte che viene acquistata in Italia, ma tantissimi tessuti che prendono vie di comunicazione e di commercio esistenti da decenni,
però cominciano a prendere una via inversa, grazie alla qualità di tessuti che venivano prodotti in Italia. Tessuti che venivano soprattutto esibiti tramite le vesti, tessuti ricchissimi anche, non solo ricchissimi, perché non tutti avevano le possibilità economiche di comprare tessuti importanti, ma quando c'era la possibilità di comprare tessuti sia come tesoretti di investimento, questi tesoretti venivano anche trasformati in confezioni, quindi in capi d'abbigliamento. Allora, mi dicevo, alla fine della ricerca ho cercato di dare la risposta a questa lacuna storiografica. E la risposta è, da un lato sì, confermo anche un po' il pregiudizio legato alla moda, che è molto femminile, frivola, quindi è un soggetto, era, adesso per fortuna non lo è più, è un soggetto di cui si poteva occupare in un secondo momento, prima c'erano altri temi che continuano ad essere anche molto indagati, eccetera. Poi però, come mai, come mestiere, se è stato trascurato rispetto ad altri, la ragione è perché non è facile capire cosa facevano i sarti. I sarti non erano solo coloro, infatti, che tagliavano tessuti per confezionare capi d'abbigliamento nuovi, così ci dicono le leggi statutarie, ma facevano tante altre cose e soprattutto quando li si insegue nelle piazze, nelle vie cittadine, se non si ha quella passione di volerli a tutti i costi seguire per capire cosa fanno anche quando non sono in sartoria a tagliare e a cucire, ecco, sfugge. Proprio è un mestiere che è difficile da studiare attentamente. Eppure, come dicevo prima, è stato un mestiere molto importante. Pensate che nelle città medievali io ho studiato soprattutto ho studiato l'Italia centro-settentrionale tramite fonti varie, perché essendo difficile capire che cos'è il sarto, è difficile perché non ci sono delle fonti specifiche che ce lo raccontano. Le fonti principali sono quelle degli statuti corporativi che ci danno, quindi le leggi della corporazione, dell'arte in relazione alla quale noi capiamo le gerarchie professionali, i tempi del lavoro, cosa facevano e poi tutte le regole che stavano ad indicare ciò che il sarto doveva fare tutelando sia l'arte sia i clienti, cioè i committenti futuri, potenziali committenti. Poi però questo tipo di fonte, la legislazione statutaria delle corporazioni, è una fonte che dà informazioni generali, anche particolari, se vogliamo, dopo faccio alcuni esempi, però non ci dice che cosa fa il sarto effettivamente, proprio perché, come nella maggior parte degli statuti corporativi, non c'è segreto dell'arte, perché gli statuti dovevano essere pubblici, mentre i segreti dell'arte erano all'interno di ciascuna bottega ed era il maestro che selezionava quegli allievi dipendenti, gli apprendisti a cui poter passare le informazioni e quindi dare la possibilità all'apprendista di diventare un futuro maestro. Le altre fonti che ci raccontano la storia del sarto sono le leggi suntuarie, quelle che regolamentavano i beni di lusso e quindi anche i capi d'abbigliamento, scoprendo che oltre ai clienti, voi sapete già che erano le donne che venivano soprattutto tassate o comunque colpite dalle leggi suntuarie, oltre alle donne c'erano le categorie artigianali che producevano questi oggetti di lusso che dovevano essere esibiti soltanto quando si aveva la condizione sociale adeguata per poterli esibire, quindi sicuramente nobili cavalieri, dottori in legge e medicina e gli altri no. Queste categorie erano esentate dai divieti, tutte le altre fra 200 e 300 non lo erano e quindi i mercanti, gli artigiani ricchi che invece avevano le capacità economiche per poterli comprare, non avevano le capacità sociali per poterli esibire.
Quindi questi oggetti venivano sequestrati e venivano multate le persone che venivano trovate con questi oggetti. Le leggi si accaniscono contro le donne, quindi le mogli di. E poi tre categorie di artigiani, primi sarti, i secondi gli orefici e verso la fine del 400 i ricamatori. Tra queste tre categorie, però, quella che maggiormente compare in tutta la legislazione suntuaria italiana che ho guardato è sarto. Quindi veniva punito l'artigiano che aveva confezionato quell'oggetto, come se fosse sua, anzi era sua, secondo la legislazione, la responsabilità di aver vestito chi non aveva poi le qualità sociali per e poter indossare quell'abito, quel tessuto e tutti gli elementi ornamentali che quell'abito portava. Pensate che i magistrati alle pompe erano in grado di fare direttamente a una prima occhiata il conto del valore che le donne, in questo caso, avevano addosso, dalla conciatura ai piedi, capivano immediatamente che dalla categoria sociale della persona al valore economico che l'abito veicolava, c'era qualcosa che non andava, quindi l'abito veniva sequestrato. Questo vuol dire che c'era una grande attenzione di tutti, non soltanto di chi esibiva perché era andato a comprare tutti i componenti e quindi sapeva perfettamente quello che aveva comprato, ma chi guardava per strada queste persone era perfettamente in grado di dire: ecco, quella persona ha indosso un tot di valore monetario. Abbiamo delle liste di abiti bellissimi, alcune sono fiorentine della metà del 300, una è bolognese di inizio 400, quelle fiorentine sono migliaia di capi d'abbigliamento descritti di donne, soprattutto una piccola percentuale anche di uomini, che da un certo momento in poi i comuni non fanno più indossare se non vengono prima denunciati e pagati, si paga la tassa. A Bologna vengono chiamate vesti bollate, a Firenze in altro modo, però sostanzialmente erano vestiti tassati, quindi denunciati, e per dichiarare, c'era una notifica, un certificato che veniva dato ed era attraverso la bollatura delle vesti, che non abbiamo mai trovato, quindi non sappiamo esattamente dove venisse messa, che cosa fosse, eccetera. Però di queste, diciamo, pratiche di bollature abbiamo queste lunghe liste di abiti che vengono portati a essere denunciati e vengono descritti nei minimi dettagli. La cosa che mi ha colpito, queste sono fonti che ho guardato, perché quando noi guardiamo le fonti iconografiche, vedete quelle che vi ho portato giusto come esempi di immagini che conosciamo un po' tutti, che vediamo attraverso le opere d'arte, ecco, e ci sembrano così belle, così tante, soprattutto quelle che abbiamo in Italia. Sappiate che le fonti scritte ci danno molto di più. Questa è una puntina di un iceberg, perché nei documenti scritti abbiamo delle descrizioni di abiti che io purtroppo non sono mai riuscita a documentare iconograficamente, abiti stravaganti, straordinari, di quella ricchezza, di quei colori, di quella fantasia che davvero la nostra immaginazione non riesce nemmeno a capire, a raggiungere, perché la fantasia di questi periodi, e ritorno ancora a quello che diceva Barbero prima, di questi periodi di crisi che evidentemente hanno come reazione la ricerca del bello, la ricerca del colore, quindi le innovazioni sono tessili naturalmente, le tinture in filato, le tinture in pezza e poi soprattutto tutte le decorazioni, tutte le armature, così si chiamano gli intrecci tessili che avvengono proprio sul telaio per realizzare le decorazioni dei tessuti, prima ancora della broccatura, ma campi d'abbigliamento realizzati con tessuti veramente straordinari. I tessitori italiani sono i più bravi nel 300, nel 400. Sappiamo che hanno imparato tutti dai Lucchesi, che si sono divisi, no, fuoriuscendo nel XIII secolo dalla loro città, nelle principali, in alcune città italiane come Bologna e Firenze, e da lì poi
sono diventati altri bravi, superando anche i lucchesi e Bologna per i peli, Venezia per i tessuti più grossi, più pesanti, e anche altre città come Genova, Firenze, sono diventate piazze di manifattura eccellenti, delle eccellenze veramente. E questi oggetti li facevano i sarti. Io mi meraviglio ancora come mai la storiografia che si occupa di economia non abbia pensato a questa categoria professionale. E quindi a quel punto ho pensato, devo assolutamente fare qualcosa, provo a scrivere un libro su questo argomento. Il sarto era una persona, di solito sono uomini, i sarti, i maestri, che aveva come compito quello di tagliare tessuti nuovi e realizzare capi d'abbigliamento nuovi. Questa è la sintesi di tante fonti statutarie corporative che ho trovato nell'Italia centro-settentrionale che nel 300 ci dicono esattamente cosa fa il sarto. Le prime informazioni sul mestiere del sarto sono del XII secolo, ma ancora sono lacunose, non ci si parla del sarto, il sarto realizza dei capi d'abbigliamento e nel 200 lo statuto più antico anche, che è uno dei più antichi che si è conservato in Italia, sono tre, più antichi sono a Venezia, Ferrara e Bologna e sono dal secondo decennio del 200 fino agli anni 40 del 200 ci dicono, ci danno molte informazioni, ma ancora non arrivano ad una definizione di che cosa fa effettivamente questa professione. La cosa però interessante è che prima sarto non esisteva come professione. E anche questo è curioso, come non esiste? Chi faceva i capi d'abbigliamento prima, nel pieno medioevo, nell'alto medioevo, chi faceva i capi d'abbigliamento? Allora, innanzitutto non abbiamo le fonti purtroppo scritte che ci raccontino cosa succedeva, non possiamo immaginare che comunque un professionista che facesse capi d'abbigliamento ci fosse. Però il sartor romano non è il sarto come lo intendiamo noi, è il rammendatore. E questo già è un indizio interessante perché ci dice che nelle società antiche non c'era bisogno del sarto come lo intendiamo noi, che taglia e cuce. Attenzione, perché se io dico taglia, non è che taglia della stoffa così. Chi di voi ha qualche dimestichezza con la sartoria sa che c'è un progetto dietro, c'è un progetto preciso, c'è un cartamodello. Invece, i sarti precedenti forse si tagliavano, ma delle forme molto, molto banali, molto semplici. Infatti, l'abbigliamento antico innanzitutto si basava sul drappeggio. Quindi erano pochi gli interventi sartoriali come li intendiamo noi oggi. Gli abiti erano soprattutto drappeggiati e drappeggiati sul corpo, erano larghi e poi venivano man mano che ci si vestiva la mattina, drappeggiati, c'era la stratificazione dei capi d'abbigliamento, eccetera. La professione del sarto arriva in un altro momento, un momento che va ancora definito, perché il medievista non può andare oltre al XII secolo, purtroppo, perché le fonti scritte non ci sono. Però ci sono le fonti materiali. Fonti materiali sono state per me molto importanti. Io ho questa passione per la matericità, quindi in questo caso per i tessili, ma per tutti quei frammenti che derivano da scavi archeologici che finiscono nei depositi dei musei e poi, siccome sono tanti frammenti, non vengono studiati. Non vengono studiati come capi d'abbigliamento, vengono studiati come tessuti. Se voi notate a Firenze, Genova, Milano, Venezia, nella maggior parte dei casi i tessuti medievali ci sono pervenuti non con le forme della pezza, no, non con la forma di un vestito, tantomeno, ma a ritagli. A ritagli, uno qua, uno là, alcuni sono stati anche repertoriati, quindi potevano essere un'unica cosa. Ecco, anche questo è un aspetto che ci fa capire quanto il lavoro del sarto non sia mai stato valorizzato nella storia, no? Eppure questi tessuti avevano come scopo quello di essere esibiti, non se c'erano anche tessuti d'arredamento, ovviamente, quindi venivano tappezzate le pareti delle case, ma la gran parte erano addosso.
alle persone, soprattutto quelli di un certo rilievo ad orso e nobili. Quando nasce il mestiere del sarto? Nasce in un momento preciso e è un momento un po' che sfugge però anche agli storici, perché le informazioni che abbiamo soprattutto non sono fonti normative, ma sono fonti letterarie. Io ne ho trovata una che mi è piaciuta moltissimo, e pensate, l'ho trovata, che ero quasi alla fine della mia ricerca, ma sapete quando fate una ricerca, a un certo momento si mette insieme tutto, no? Quello era il tassello che mancava. Ecco, ve la leggo perché io apro il mio libro con questa citazione, perché dà proprio l'idea di che cosa stiamo parlando. E di quando nasce il mestiere del sarto, che nasce contestualmente al fenomeno della moda. La citazione è di un giurista inglese che viveva alla corte inglese, che ad un certo momento scrive un libro bellissimo e, come molti intellettuali, raccontava anche quello che accadeva, quello che lui vedeva, e in un suo libro scrive tra il 1154 e il 1180, gli anni 80 del XII secolo: sebbene il tempo cambi i comportamenti umani, ora uomini e donne vestono abiti talmente stretti che i loro corpi sembrano cuciti piuttosto che vestiti. Questa descrizione, che proprio ci fotografa, no? Un cambiamento, è lo stesso cambiamento, cioè si collega a un cambiamento molto significativo che avviene proprio in quel periodo, nel passaggio tra l'alto e il basso medioevo, il pieno medioevo in cui i comportamenti delle persone cominciano ad associarsi anche a nuovi modi di vestire. Non la faccio troppo lunga sul fatto che questi comportamenti sono legati naturalmente alla nuova società cavalleresca, quindi si parla dei cavalieri, si parla di capi d'abbigliamento stretti e corti per gli uomini, che però rivoluzionano il modo di vestire dell'Occidente. Per la prima volta uomini e donne si distinguono, non ci sono più quelle tunicone che non avevano forse bisogno di chissà quali interventi sartoriali lunghe per uomini e donne, ma gli uomini cominciano ad avere le gambe rivestite da tessuti di lana, perché la lana è l'unico tessuto che può essere elasticizzato se si mette in diagonale, giusto? E capi d'abbigliamento corti che riprendono, diciamo, le funzionalità del cavaliere sul cavallo, tutti i capi d'abbigliamento che si mettevano sotto l'armatura, che a un certo momento il cavaliere mette fuori in modo elegante. Nelle immagini che vedete, avete visto uomini con capi d'abbigliamento corti, le gambe che sono in vista, il farsetto, questo giacchetto imbottito che si metteva sotto, che è uno dei primi elementi su cui i sarti che lavoravano nelle corti si esercitano per trovare i sistemi di rendere i capi d'abbigliamento aderenti, quegli abiti che erano talmente stretti che sembravano cuciti sul corpo, come dice Tilbury. Perché per progettare un capo d'abbigliamento così non basta prendere una pezza di stoffa e cucirla ai lati, ma serve un progetto geometrico, costantemente rivisto, perché c'è naturalmente dietro un committente che ha delle esigenze precise, soprattutto sono esigenze inizialmente funzionali. E da questo punto di vista, siccome il farsetto è uno di questi elementi che ha portato anche a questo nuovo comportamento legato anche a nuovi capi di abbigliamento, ho avuto la fortuna di studiare alcuni farsetti italiani, capendo che effettivamente hanno delle caratteristiche sartoriali, pensate, sono simili come caratteristiche sartoriali alle tute dei motociclisti del MotoGP. Le parti che vedete in diagonale sono le parti delle imbottiture. E quando, alla fine della chiacchierata, Rudy mi dice: ma è fantastico quello che mi hai detto, perché io negli anni 90, quando dovevo
progettare delle prime tute, sai dove sono andato per capire, per farmi un'idea? Allo Stibert, a Firenze, a vedere le armature. E non sapevo che sotto le armature portassero il farsetto. Quindi le tute da motociclista naturalmente erano un pretesto per noi, ma alcune caratteristiche erano uguali. Loro avevano naturalmente bisogno di cercare un riparo al co un corpo che cade e che va protetto, quindi una difesa passiva in quel senso. Il cavaliere aveva bisogno di una difesa passiva sotto l'armatura. Quindi la sartoria, questo per farvi capire, che la sartoria nasce come funzionalità, nasce per un'esigenza di funzione corporea. Le novità, le prime novità, nascono per questo. Solo in un secondo momento cominciano ad essere variate, cominciano ad intervenire quelle varianti che creano le novità, le mode. Le mode che le leggi strutturali cercano di frenare, perché sono quegli oggetti, quegli elementi che ti fanno sembrare più ricco di quello che in realtà non sei socialmente. Perché è lo strascico troppo lungo, una manica molto ampia, è la quantità di stoffa, è la quantità di gioielli che tu hai addosso che viene colpita dalle leggi suntuarie e quindi dalle tasse. Ma non è la struttura dell'abito importante, eppure il sarto viene comunque colpito. Sapendo anche nella mia ricerca che il sarto non è che guadagnasse poi tanto, perché i sarti che ho indagato attraverso un'altra fonte questa volta, di libri di bottega di sarti ce ne sono, ma pochi conosciuti per ora. Ne ho individuati altri e spero di poter pubblicare nuovi dati, ma soprattutto sono note i bilanci delle famiglie, soprattutto del basso medioevo, soprattutto del 400. Allora, dai bilanci, dalle entrate, le uscite, delle spese, si capisce quanto era stato pagato il sarto. Allora ho cercato di mettere in relazione il costo delle materie prime con la confezione della sartoria. È molto variabile, non si possono dare delle percentuali, però vi posso dire questo, che nel caso di un abito di valore medio, immaginiamo un abito, un tessuto di lana, quindi una lana mediamente buona, di qualità buona, il valore della confezione, quindi la fattura del sarto, incideva per il 10%, quindi poco. Nel caso invece di un capo d'abbigliamento, come quelli che avete già visto, dove ho messo anche dei conti, nelle donne del pollaiolo, la fattura del sarto era 600 volte inferiore rispetto al valore del tessuto, non dell'intero abito, perché allora ancora di meno. Quindi incideva anche per uno 0,0% del capo finito. Quindi voi capite che non ci si arricchiva, cioè se arrivava la commissione di un capo d'abbigliamento di un velluto di tre colori, più altezze, broccato, quello che si vede in una delle immagini, dopo quando passa ve la faccio vedere, voi capite che il sarto aveva una grande responsabilità, perché se sbagliava a tagliare un tessuto come quello, il danno non era poco e la sua entrata economica era veramente irrisoria per il valore del capo che avevano in mano i sarti. La sartoria nasce come funzionalità, nasce per un'esigenza di funzione corporea. Le novità, le prime novità, nascono per questo. Solo in un secondo momento cominciano ad essere variate, cominciano ad intervenire quelle varianti che creano le novità, le mode che le leggi strutturali cercano di frenare, perché sono quegli oggetti, quegli elementi che ti fanno sembrare più ricco di quello che in realtà non sei socialmente, perché è lo strascico troppo lungo, una manica molto ampia,
È la quantità di stoffa, è la quantità di gioielli che tu hai addosso che viene colpita dalle leggi suntuarie e quindi dalle tasse. Ma non è la struttura dell'abito portante, eppure il sarto viene comunque colpito. Sapendo anche nella mia ricerca che il sarto non è che guadagnasse poi tanto, perché i sarti che ho indagato attraverso un'altra fonte questa volta, di libri di bottega di sarti ce ne sono, ma pochi conosciuti per ora. Ne ho individuati altri e spero di poter pubblicare nuovi dati. Ma soprattutto sono note i bilanci delle famiglie, soprattutto del basso medioevo, soprattutto del 400. Allora, dai bilanci, dalle entrate, le uscite, delle spese, si capisce quanto era stato pagato il sarto. Allora ho cercato di mettere in relazione il costo delle materie prime con la confezione della sartoria. È molto variabile, non si possono dare delle percentuali, però vi posso dire questo, che nel caso di un abito di valore medio, immaginiamo un abito, un tessuto di lana, quindi una lana mediamente buona, di qualità buona, il valore della confezione, quindi la fattura del sarto, incideva per il 10%, quindi poco. Il sarto era il coordinatore di tutto il lavoro di sartoria. Quindi il cliente che andava dal sarto portava il tessuto, ma questo tessuto veniva scelto insieme al sarto. La consulenza del tessuto era un lavoro per il sarto ed era gratuito, sottolineavano gli statuti. Evidentemente c'era qualcuno che cercava di mettere su anche questo prezzo il sarto però lo faceva perché era un modo per incentivare poi la confezione nella sua bottega. Quindi immaginiamo tanti sarti per le vie cittadine dove si vendevano i drappi, e a Bologna con le drapperie sotto le due torri. In quell'area c'erano i tessitori e quindi i sarti andavano a chiedere alle persone che passeggiavano cercando un tessuto speciale per il proprio capo di abbigliamento, si proponevano per dare consulenze, eccetera. Non vi dico tutte le liti con i mercanti di tessuti, naturalmente, sono delle vicende anche molto belle, però pensate che nel 200 i mercanti, sempre a Bologna, scrivono loro nel loro statuto che ai sarti era vietato fare le consulenze e che loro quindi non li riconoscevano come mediatori perché loro ne avevano degli altri. I sarti si lamentano al consiglio cittadino e ottengono dal comune, hanno ragione, ottengono la ragione da parte del comune cittadino che vieta ai mercanti di mettere i bastoni tra le ruote ai sarti, perché il lavoro della consulenza sui tessuti era del sarto, non era del tessitore. Questo perché? Perché il tessitore aveva interesse a naturalmente far vendere quello che credevano meglio. Il sarto doveva avere un occhio più obiettivo, era lui perché confezionava il capo d'abbigliamento. Io metto questo abito alla moderna perché voglio dire a tutti che io appartengo a questo momento. E quindi gli abiti all'antica li vestivano quelli più belli, i dottori in legge, in medicina, gli anziani, coloro che avevano una dignità sociale, per cui l'abito era imponente e rimandava in qualche modo all'antichità, alle vecchie usanze. Tutti gli altri erano moderni e quindi volevano dichiararsi appartenenti a quel mondo, quindi i tessuti erano alla moda, erano quelli che si vedevano nelle piazze, erano quelli che si scambiavano nelle principali fiere italiane che venivano, di cui filati venivano da fuori e venivano trasformati in Italia. Questo è un altro aspetto molto importante che avevano già studiato tanti studiosi medievisti italiani. Da Uscino, per esempio, che è stato mio professore di storia del commercio e della navigazione, quando all'inizio degli anni 90 lui lavorava ancora a Bologna, e io penso di avervi detto una buona parte di questa mia ricerca, spero di avervi così.
fatto capire che il mestiere del sarto è un mestiere complesso da capire, da conoscere, però anche molto affascinante, perché attraverso i sarti, attraverso la moda, noi abbiamo una lettura diversa anche della società medievale. Grazie.